Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, la volta scorsa ho detto che per capire bene la relatività speciale dobbiamo purtroppo fare un piccolo sforzo e entrare un po' nell'ambito della cosiddetta geometria iperbolica. Se vogliamo capire diciamo che cosa sono le famose trasformazioni di Lorentz, che ci permettono praticamente di passare da un sistema inerziale ad un altro, quando praticamente, diciamo, nel caso più semplice, quando noi abbiamo un cambiamento di velocità, di moti rettilinei uniformi, quindi non ci sono delle forze acceleratrici. Parliamo praticamente di due sistemi, uno fermo e uno invece in movimento, e vedremo che con le trasformazioni di Galileo l'operazione era molto semplice, però diciamo dovevamo comunque immaginare di essere in uno spazio euclideo perché le cose funzionino, mentre invece con le trasformazioni di Lorentz noi passiamo ad un altro tipo di ragionamento, in cui dobbiamo introdurre appunto questa famosa geometria iperbolica. E quindi perché? Perché quando le velocità nei due sistemi inerziali diventano estremamente molto diverse, possiamo immaginare un sistema inerziale fermo ed un altro in movimento, ma nel nostro mondo classico le cose sono praticamente quasi uguali, se però questa velocità raggiunge è paragonabile a quella della luce, allora le cose cambiano drasticamente. Allora lì noi dovremmo obbligatoriamente immaginare un altro tipo di geometria, che come vedremo non è più quella euclidea, ma è una geometria iperbolica, e per passare quindi da un sistema di riferimento fermo o leggermente in movimento ad un altro sistema di riferimento che ha un'altra velocità, specialmente se questa velocità raggiunge velocità molto elevate vicine a quelle della luce, noi siamo obbligati a considerare non più le trasformazioni di Galileo, ma bensì quelle di Lorentz. Allora, come vi ho detto, questi spazi iperbolici, ellittici, sferici, eccetera, sono stati studiati diciamo abbastanza recentemente, no? Negli ultimi due secoli, diciamo così. Perché per tantissimo tempo si è andati avanti con gli spazi euclidei, con lo spazio euclideo, con i quali noi tra l'altro abbiamo una dimestichezza chiaramente ben superiore a questi altri due. Perché? Perché vedere in uno spazio euclideo, per esempio la nostra familiare circonferenza ha questa formula qua, x quadro più y quadro uguale a 1, questa è la circonferenza anche detta goniometrica, cioè quella praticamente che ha raggio pari all'unità, e come vi ho detto l'altra volta noi possiamo individuare per esempio uno strumento matematico molto semplice in questo caso, una matrice di rotazione, diciamo andando a prendere in considerazione seni e coseni che non sono altro praticamente che dei rapporti geometrici tra l'angolo, questo angolo alfa qui, e diciamo le proiezioni di x e y sull'asse x e sull'asse y, quindi essendo questo un cerchio che possiamo in qualche modo che può tra virgolette rappresentare anche un angolo, ovviamente ci saranno dei rapporti tra angolo e circonferenza e noi praticamente li andiamo a individuare con questi strumenti matematici che sono seno, coseno, cose che ovviamente si imparano a scuola quando si fanno appunto corsi di trigonometria con appunto con lo studio degli angoli eccetera eccetera. Ma insomma qui si applica poi il nostro famoso teorema di Pitagora, funziona egregiamente. Poi abbiamo chiaramente anche delle matrici di rotazione
Ecco, se noi, qui ho fatto vedere per esempio la rotazione di un quadrato, è perfettamente simmetrica. La rotazione di un punto praticamente è una rotazione che ritorna dove il punto P, vedete, ritorna, praticamente fa un giro completo, 2π greco, e poi ritorna al punto di partenza. Quindi questo spazio euclideo che ci ha accompagnato per secoli andava molto bene per descrivere gran parte dei fenomeni fisici classici. Quindi anche se dovevamo descrivere delle rotazioni, come in questo caso, diciamo, geometriche. Ora però, vi erano altri spazi, tra cui appunto tralasciamo per il momento lo spazio ellittico sferico di Riemann, parliamo dello spazio iperbolico perché è quello che ci fa capire appunto diciamo meglio che cosa c'è dietro alla relatività speciale. Bene, questo spazio iperbolico di Bolyai e Lobachevsky, che sono diciamo quelli che lo hanno studiato diciamo più a fondo, qui vedete che c'erano dei postulati, soprattutto il quinto postulato, che non è rispettato, nel senso che data una retta e un punto esterno alla retta, dice più o meno il quinto postulato di Euclide, ne dovrebbe passare solo una in quel punto, quindi avremo soltanto due rette parallele, mentre invece negli spazi iperbolici questo non avviene. Noi abbiamo praticamente, possiamo avere infinite linee curve che passano praticamente in quel punto, proprio perché non sono più linee rette. La geometria iperbolica, diciamo, una geometria dove le linee si circolarizzano, anche se il termine non è esatto, per cui si hanno praticamente delle curve per cui non abbiamo più andamenti rettilinei, e quindi il quinto postulato dice appunto che se sono rette devono per forza, ce ne deve essere per forza una che passa in un punto parallelo ad un'altra retta data, ma se queste linee non sono più rette ma diventano curvilinee, fanno delle cose nello spazio, nella geometria iperbolica, fanno delle cose completamente diverse, è chiaro che questo quinto postulato potrebbe, come è, non essere rispettato. Allora vedete che uno spazio iperbolico è simile praticamente, per esempio, troviamo per esempio figure come queste, no? Questa è la classica equazione, questa qui delle iperbole, e vedete praticamente che sono praticamente delle strane curve, no? Quindi se noi praticamente disegniamo figure geometriche anziché cerchi, con queste equazioni qua, anziché cerchi, noi otteniamo praticamente tutte queste figure, queste linee curve che vanno verso l'infinito. Vedete, qui noi abbiamo questa equazione, diciamo, analitica, rappresenta la circonferenza, quindi un sistema di punti che si chiudono su se stessi. Vedete qui a distanza del raggio unitario, noi abbiamo tutta una serie di punti che si chiudono su se stessi. Qui invece i punti vanno verso l'infinito, non si chiudono. Quindi è chiaro che, come potete immaginare, vedete, io tra l'altro ho individuato alcune equazioni, questa l'avevo già scritta l'altra volta, vedete qui praticamente è molto simile, x quadro più y quadro uguale 1 è l'equazione di una circonferenza. Mentre invece se io cambio il segno, e qui ci metto un meno, e quindi diventa x quadro meno y quadro oppure y quadro meno x quadro uguale a 1, vedete, non è più questa equazione non mi rappresenta più un cerchio, ma questi fasci di iperbole. Tra l'altro vedete che c'è anche un'altra equazione interessante, x quadro più y quadro uguale a 0, praticamente quando questa figura geometrica collassa, no? Collassa in un punto, il cerchio collassa in un punto quando è uguale a 0, quando il raggio è pari a 0. Qui invece, quando y quadro meno x quadro, o x quadro meno y quadro, cambia poco, è uguale a 0,
non abbiamo il collasso in un punto, ma nell'ambito degli spazi iperbolici praticamente abbiamo due rette inclinate, che sono praticamente le bisettrici dei nostri assi cartesiani. Lo si può vedere semplicemente anche facendo proprio l'operazione proprio più semplice possibile: y quadro, per esempio, uguale, no, porto x quadro dall'altra parte, quindi diventa y quadro uguale a x al quadrato. Posso fare la radice quadrata da ambo le parti e ottengo praticamente y uguale x. E questa è proprio praticamente l'equazione delle rette bisettrici. Queste, insomma, parliamo proprio di cose assolutamente scolastiche. Qui non lo posso fare, perché se lo faccio anche da quest'altra parte, qua non posso togliere, non posso praticamente ottenere, da quest'altra parte otterrei qualcosa di più complicato, perché sarebbe praticamente la radice quadrata di meno x al quadrato. Quindi qui parliamo di numeri immaginari, quindi dobbiamo uscire dall'ambito dei numeri reali, quindi insomma le cose chiaramente si complicano. Qua no, qua ottengo praticamente queste due bisettrici. Qui invece questa equazione mi riporta praticamente al collasso della circonferenza, collassa praticamente in un punto. Qui invece abbiamo due rette inclinate a 45 gradi che mi vanno a rappresentare bene, come vedremo nello spazio di Minkowski, proprio la velocità limite della luce, no? come ho fatto vedere anche in altri video in passato. Comunque, perché questi spazi iperbolici ci fanno capire meglio la relatività speciale? Cioè, entriamo un po' adesso, lasciamo perdere tutte le varie discussioni matematiche, c'è tutta la geometria che insomma si impara chiaramente a scuola. Perché vedete che se io faccio ruotare qui, come dicevo prima, un quadrato, un punto su un cerchio, faccio una rotazione, no, con le matrici di rotazione, con i seni e i coseni, utilizzate come volete, beh, praticamente è ben diverso da far ruotare qualcosa, no, in quest'ambito qua. È diverso. In quest'ambito qua, qui, se io qui ho un punto, la rotazione, qui ho messo delle frecce, queste rotazioni vanno all'infinito, portano questo punto all'infinito. Se io faccio muovere questo punto sulla circonferenza, questo punto sulla circonferenza fa un giro, 2π greco, e ritorno al punto di partenza. Qua invece no, qua se io muovo questo punto praticamente continuerà all'infinito in questa direzione, diciamo, dove ci sono questi due bracci delle iperbole, che sono asintotiche, no? Sono asintotiche a questi due assi che abbiamo individuato qua, questi due assi, queste due bisettrici degli assi cartesiani. Quindi io questo punto praticamente continuerà a viaggiare all'infinito, avvicinandosi sempre di più, senza mai toccarlo, a questo asse inclinato a 45 gradi. Ora però, personaggi come Lobacevski, Bolyai, eccetera, hanno studiato queste geometrie iperboliche e ne hanno ricavato praticamente tutta una serie di funzioni matematiche, altre geometrie, appunto ne hanno ricavato delle geometrie che poi sono estremamente interessanti. Quando gli stessi autori svilupparono queste geometrie, pensarono che tutto sommato, dice, beh, cosa ce ne facciamo? Potevano sembrare semplicemente delle curiosità matematiche, delle curiosità geometriche. Invece poi abbiamo scoperto, e questa è, diciamo, la parte che mi interessa di più, essendo questo un canale non didattico, ma che parla più di filosofia, scienze della filosofia, eccetera. Perché? Perché abbiamo scoperto che la natura, il mondo, l'universo, non è affatto semplice come immaginavamo, non si semplifica attraverso gli spazi euclidei, che per noi sono tutto sommato
poi lo possiamo vedere anche dopo, tutto sommato almeno apparentemente ci sembrano più semplici, forse perché a noi più familiari. Invece le cose, quando poi andiamo a vedere come è fatto il nostro universo, dobbiamo introdurre gli spazi iperbolici per la relatività speciale e addirittura gli spazi riemanniani per la relatività generale. Quindi non possiamo farci sconti nell'ambito della matematica, cioè non ci basta studiare spazio euclideo, con questo ci facciamo poco, ci possiamo studiare al massimo la fisica classica, ma quando cominciamo a studiare la fisica la fisica relativistica, dobbiamo passare ad altri tipi di metri, altri tipi di spazio, altri tipi di geometrie, come in questo caso, già nella relatività speciale. Ma la cosa più straordinaria è che queste geometrie non descrivono così semplicemente, cioè ci descrivono, ci danno l'opportunità di arrivare a delle formule, come per esempio le formule di Lorentz, per vedere un po' come, ma descrivono il nostro universo. Quindi il nostro universo è più complicato di come avremmo mai potuto immaginarcelo, proprio perché escono fuori delle matematiche, delle geometrie che sembrano più complesse, e quindi mettendoci un po' nella mente di Dio o di un creatore, quello che sia, ci viene da pensare, ma perché andare a perché creare un universo, un mondo con delle geometrie più complicate? Avrebbe potuto funzionare anche questo euclideo, aggiustando un po' le cose. Certo, molto probabilmente, qui la matematica non descrive un creazionismo, descrive eventualmente un fisicalismo, cioè una fisica che trascende, scusate, che si origina proprio da queste strutture matematiche qua. Cioè queste strutture matematiche, queste sono descrittive di un universo che, proprio perché è complesso, lo dobbiamo descrivere con una matematica adeguata. Poi su questo faremo delle considerazioni chiaramente più profonde. Per il momento, vedete, qui praticamente noi abbiamo la cosiddetta matrice, anche mi pare che possiamo chiamarla anche matrice di Lorentz, che è molto simile a questa, vedete, però vedete, qui c'è scritto coseno H, quell'H sta per iperbolic, diciamo, iperbolico. No, quindi è un coseno iperbolico, seno iperbolico, tangente iperbolica, cioè tutta praticamente la trigonometria che abbiamo studiato a scuola, seni, coseni, tangenti, secanti, cosecanti, contangenti, eccetera, viene rielaborata da questi signori qua, da questi matematici, utilizzando praticamente anche qui seni e coseni, che chiameremo seni e coseni iperbolici, perché chiaramente la geometria, la trigonometria iperbolica, non possiamo più chiaramente trasportarla d'amblè agli spazi euclidei. Quindi avremo una trigonometria, nell'ambito dello spazio euclideo, con i nostri famosi seni, coseni, tangenti, eccetera, e una trigonometria iperbolica, e appunto in cui praticamente all'interno troveremo seni, coseni, eccetera, eccetera. Quindi la matrice di rotazione, qui ci sono due meno, qui c'è un meno soltanto, insomma adesso sulle procedure matematiche a cui si arrivano a queste matrici, chiaramente, però ci fa capire che le rotazioni che noi possiamo fare qua sulla circonferenza si possono fare anche nell'ambito della geometria iperbolica, tenendo però presente che dovremo considerare una trigonometria un po' diversa da quella che abbiamo studiato a scuola, con seni, coseni, tangenti, cotangenti, che sono appunto di natura iperbolica. E quindi queste rotazioni, vedete, non sono più quelle che riportano il punto all'inizio, dove è partito, ma portano praticamente verso distanze, per così dire, infinite. Quindi è un po' diversa chiaramente la geometria. E ecco, qui volevo farvi vedere quindi che cosa succede nell'ambito della relatività speciale, perché è così importante, no, questa geometria iperbolica, perché noi praticamente, vedete, qui in uno spazio euclideo galileiano, quindi Euclide Galileo scritto qui sopra, vedete, noi abbiamo qui i famosi assi cartesiani,
Queste sono una sorta di istantanee, vedete, io le ho riportate qui, insomma, una sorta di istantanee, cioè, un secondo, 5 secondi, 10 secondi, e qui sono i metri, quindi spazio-tempo. Spazio potevo mettere la S, continuo a mettere la nostra vecchia e buona X, e qui invece metto T proprio per ricordare che qui è il fattore tempo, al posto della famosa Y. Quindi comunque sono i nostri famosi assi cartesiani ortogonali di cui siamo assolutamente, con cui abbiamo estrema familiarità. Ora, che cosa succede? Che se questo mino rimane fermo, si trova in una posizione a 10 metri da un altro osservatore, dall'origine, qua, rimangono tutti e due fermi, non abbiamo problemi, tutti e due si muovono, sia uno mino che sta qua, che un altro mino che magari sta da quest'altro, ma a 10 metri di distanza, non succede niente, praticamente si muovono però tutte e due nel tempo. Questo ci dice, questa è una cosa nuova della relatività speciale. Nella relatività galileiana io avrei dovuto mettere l'omino qua, avrei dovuto disegnare l'omino qua, perché sta in questa posizione. Per quanto riguarda la metrica galileiana, un oggetto, un corpo non si muove, rimane fermo. È vero che il tempo trascorre, però diciamo non succede niente, rimane tutto invariato. Mentre invece se questo mino si sposta con una certa velocità, noi andremo semplicemente a valutare di quanto si è spostato in base, se vedete qui c'è un angolo, quindi questo asse si inclina. E questo ci dà praticamente un'indicazione della velocità. Quindi questo era fermo, si spostava solo nel tempo. Qui invece si muove anche nello spazio, quindi noi se vogliamo rappresentare il movimento con gli assi cartesiani, dove qui mettiamo lo spazio e qui mettiamo il tempo, chiaramente avremo, se non ci sono accelerazioni, avremo praticamente un moto rettilineo uniforme e qui e quindi avremo semplicemente un valore diverso in base alla velocità con cui l'omino si sposta, quindi più veloce, meno veloce, eccetera. E le trasformazioni di Lorentz sono banalmente queste: il tempo rimane invariato, quello che varia se c'è stato un movimento è semplicemente che le nuove coordinate T1 rimangono le stesse. X1 varia e diventa X meno VT, e quindi io ottengo praticamente, faccio semplicemente questo tipo di trasformazione che mi dice praticamente che qua non c'era movimento, qui c'è movimento, e quindi i due sistemi sono due sistemi inerziali, però uno fermo e uno in movimento, e quindi le trasformate di Galileo e lo spazio di Euclide va assolutamente bene. Le cose invece cambiano drasticamente, come dicevo prima, quando invece l'oggetto si muove a velocità molto, molto vicine a quelle della luce, o comunque abbastanza, e noi tanto da poterle rilevare, perché poi la relatività funziona sempre in relatività speciale, non soltanto in particolari condizioni di velocità. Che cosa succede allora? Che noi abbiamo una sorta, e qui è la cosa diciamo importante da capire, abbiamo delle trasformazioni geometriche dello spazio e del tempo, che riguardano lo spazio e il tempo, che sono qualcosa, come dire, che riguardano la geometria iperbolica. Quindi non sono più le rotazioni che noi conoscevamo prima. Gli assi che come vi ho fatto vedere, rimangono sempre ortogonali e quindi li possiamo muovere avanti e indietro con la matrice di rotazione senza creare nessun problema. Qui invece, guardate che cosa succede per esempio agli assi cartesiani, dove noi stiamo rappresentando i nostri sistemi. Qui non si muovono mai gli assi nell'ambito euclideo galileiano. Qua invece vedete che cosa fanno? Praticamente quando aumenta la velocità è come se l'asse spaziale, l'asse temporale tendessero a chiudersi o comunque ad avvicinarsi a quello a 45 gradi della velocità della luce, che tra l'altro, come sapete, è una velocità limite che rimane praticamente
costante, qualsiasi osservatore in movimento, in qualsiasi sistema di riferimento esso si trovi, o in movimento o fermo, misurerà sempre la stessa velocità, che è una velocità, come dire, fissata nel nostro universo, ferma, fissa. Però vedete che questo comodo sistema ortogonale non lo è più nel momento in cui noi ci accingiamo a valutare situazioni diverse in cui uno dei due oggetti si muove a velocità molto elevate. Chiaramente nei nostri comuni movimenti, spazi, eccetera, gli assi li possiamo considerare sempre ortogonali, ma quando le velocità diventano elevate questi assi non sono più ortogonali, ma si inclinano, e le trasformazioni di Lorentz, che sono praticamente, vedete, vengono rappresentate il famoso fattore gamma, che è 1 meno v quadro su c quadro, no? Quindi ci sono tutte queste formulazioni, queste formule abbastanza poi semplici, però diciamo dove troviamo questi valori sotto radice quadrata, in realtà derivano praticamente da questa geometria iperbolica. Tant'è vero che, vedete, questa è analoga a questa, una semplice matrice di rotazione, vedete, quindi io faccio delle rotazioni, questa volta però non utilizzo la matrice, quella classica che utilizzerei nell'ambito euclideo galileiano, ma utilizzo la matrice di quella che possiamo definire una matrice di Lorentz per trovare delle nuove coordinate. Quindi se io faccio una rotazione nell'ambito iperbolico, dovrò tenere in considerazione che queste trasformazioni sono delle trasformazioni in cui entrano in gioco quelli che abbiamo detto prima, seni, coseni, vedete? Quindi questa è la matrice, è la matrice che io devo andare a considerare, una matrice iperbolica, dove ci sono seni e coseni iperbolici, che mi portano poi a tutta una serie di considerazioni matematiche, quindi qui bisogna sapere giocare chiaramente con seno, coseno, coseno iperbolico, eccetera, insomma, bisogna conoscere chiaramente un po' di trigonometria, e vedete il famoso fattore gamma che compare praticamente nelle trasformazioni di Lorentz, che è pari a 1 fratto radice quadrata di 1 meno v quadro c quadro, non è altro che il coseno iperbolico dell'angolo alfa. Io qui ho cambiato l'angolo, ma insomma lo chiamate alfa o lo chiamate in questo modo, è la stessa cosa. Che cosa significa praticamente? Arrivate facendo tutta un'altra serie di calcoli, ovviamente vi risparmio, arrivate per esempio a trovare che la tangente iperbolica, che anche nell'ambito euclideo, in questo caso è pari a velocità fratto c, velocità della luce. Quindi vedete che dobbiamo praticamente considerare queste trasformazioni di Lorentz come se ci immergessero, ci facessero praticamente, ci facessero muovere in un altro ambito geometrico, non più quello euclideo, ma quello delle geometrie iperboliche. Questo fa una trasformazione di Lorentz. E eccolo qua, geometria iperbolica. La geometria iperbolica è un po' particolare, perché vedete, la geometria iperbolica poi è molto simile anche, adesso qui non guardate i segni degli esponenziali, che potrebbero anche essere, ci potrebbe essere anche qualche errore, però vado un po' a memoria, coseno di coseno iperbolico è circa questi due esponenziali sommati diviso 2, qui il seno iperbolico c'è meno davanti o meno sopra, o meno sotto, sopra, eccetera. La tangente qui è iperbolica, è come nel caso classico, seno iperbolico fratto coseno iperbolico. Insomma, se io poi vado a rappresentare questi nuovi oggetti che derivano dalla geometria iperbolica, ottengo praticamente, vedete, questo è il coseno iperbolico, è questo, l'equazione, diciamo, del coseno iperbolico è proprio quelle famose figure che abbiamo visto prima, no? Quei famosi archi che vi ho fatto vedere prima, infatti l'ho riportato in rosso, e si chiama addirittura catenaria. Quindi perché? Perché praticamente si è scoperto che, siccome
queste due braccia seguono l'andamento di due curve esponenziali, che ho riportato qui in nero, questa e questa, queste sono le curve esponenziali, perché vedete, noi stiamo lavorando anche, ci sono delle analogie con gli esponenziali, quindi questa è l'esponenziale simmetrico a quest'altro, qui stanno praticamente, passano per l'asse Y qui a un mezzo, a uno si trova la nostra iperbole, e che cosa succede? Che questa iperbole praticamente si avvicina, segue praticamente da un certo punto in poi, si avvicina molto a queste curve esponenziali. Quindi non è una parabola, non è una parabola questa, se somiglia a una parabola, non è neanche un arco di circonferenza, ma viene chiamata appunto catenaria. Perché catenaria? Catenaria perché si è scoperto, ne parlava già Galileo Galilei, si era già accorto di questo strano fenomeno, che se noi prendiamo praticamente una catenella e la mettiamo praticamente tra due punti e lasciamo questa catenella libera, diciamo, quindi che cosa succede? Questa catena praticamente assume una forma che non è né circolare né tantomeno parabolica, ma è appunto, come viene chiamata, assume proprio questa forma a iperbole, diciamo così, e quindi ecco perché si chiama anche catenaria. Mentre invece il semiperbolico è una funzione che va su e poi si rialza da quest'altra parte, tangente iperbolica invece rimane tra meno 1 e più 1, quindi fa questo andamento qua, no? Passa per 0, come anche il semiperbolico passa per 0 e ci fa capire praticamente, vedete, che la velocità massima raggiungibile è quella della luce, quindi quando un corpo raggiunge la velocità della luce, V diventa C, quindi C su C è pari a 1, e quindi vedete che effettivamente, vedete, i corpi ci indica praticamente che noi partiamo da 0, noi possiamo semplicemente avvicinarci alla velocità della luce, perché questa curva qua, questa tangente iperbolica, si avvicina a un ipotetico asse parallelo a quello delle X, ma non lo tocca mai, quindi c'è una asintoticità di questa tangente iperbolica che si avvicina, no? Quindi a 1, e quando però si avvicina a 1, allora noi abbiamo praticamente tangente iperbolica 1, significa praticamente che il corpo ha raggiunto la velocità della luce, e se lo ha raggiunto però è una condizione di singolarità, perché a quel punto, diciamo, non può essere più un oggetto, perché abbiamo detto che se noi identifichiamo l'oggetto con una massa, a quel punto l'oggetto deve essere ecco, così, un mondo, un fotone, qualcosa privo ormai di massa. Ecco, immagino che questa parte non sia semplice, diciamo, perché c'è un po' di matematica, però ecco, per farvi capire come bisogna interpretare la relatività speciale come una geometria che è cambiata, una geometria diversa da quella euclidea, e proprio seguendo un po' queste nuove idee, possiamo capire meglio perché bisogna poi operare le famose trasformazioni di Lorentz. Le trasformazioni di Lorentz sono una specie di rotazioni, traslazioni insieme che nell'ambito della geometria iperbolica modificano appunto lo spazio e il tempo in modo opportuno e ci fanno capire quindi che i fenomeni fisici devono tener conto, quindi non quando avvengono dei fenomeni fisici non li dobbiamo più rapportare a uno spazio euclideo, ma bensì li dobbiamo rapportare invece a uno spazio iperbolico. Su questo poi torneremo e vedremo anche un po' quelli che sono gli aspetti un po' più filosofici, scientifici che sono dietro a tutto questo. Grazie, al prossimo video.